È un passo verso la costruzione della cittadella giudiziaria che il presidente della Corte d'Appello Giovanni Canzio ha sempre avuto in mente in questi 2 anni. Così la Corte lascia Bazzano e si trasferisce a Pile nella nuova struttura a ferro di cavallo di 3.500 metri quadri mai utilizzata finora. Domani il taglio del nastro ufficiale della struttura alla presenza delle autorità. Nell'edificio in via Pile opera già da qualche tempo la Procura Generale. Presto saranno attivi anche i parcheggi, indispensabili nella zona, sul sito che ospitava il mercato ortofrutticolo. Ci sono circa 1200 metri quadrati di piani archivi a seminterrato, altrettanti circa sono questi del piano terra, poi sono circa 500 metri quadrati al primo piano e sui 400 metri quadrati di superficie coperta sia il secondo che il terzo piano. Diciamo, i vari piani sono destinati alle varie, come dire, funzioni della Corte, della Presidenza della Corte, quindi uffici, presidenze, sale consiliari, sale magistrati, le due sale di udienza precedentemente che ho detto che stanno qui al pian terreno, e di fronte c'è invece la sede della Procura della Corte d'Appello, che anche quello è stato un intervento, diciamo, che il provveditorato ha curato proprio nell'immediato del terremoto e già in funzione, peraltro. Qualcosa si muove quindi per la giustizia aquilana, in attesa del recupero completo del vecchio palazzo di giustizia che dovrebbe essere riconsegnato entro la fine del 2012. Abbiamo impiegato 9 mesi circa effettivi di lavorazione, abbiamo dovuto fare una sospensione limitatissima proprio al mese di dicembre-gennaio, che era proprio non si poteva lavorare per le basse temperature, però poi anche se è piovuto fino a tutto luglio ai primi di agosto si è lavorato incessantemente anche per più turni al giorno, 2 o 3 turni, ecco, a luglio ed agosto si è avuto anche il terzo turno notturno per poter raggiungere questo obiettivo prefissato dalla Corte d'Appello di fare questa apertura per il mese di settembre.